Ben ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di TRM H24 News. Apriamo con la cronaca, escalation criminalità in provincia di Foggia, spaccate ai bancomat, attentati nelle aziende agricole, furti nelle scuole. Al nostro TG la testimonianza della dirigente della scuola foggiana colpita dai raid notturni. Tiziana Zappatore ha subito due raid notturni nella scuola di Foggia che dirige. Azioni sistematiche per rubare strumenti elettronici e didattici. Si tratta di un fenomeno di microcriminalità che evidentemente attanaglia questa città, ma non solo, presente a livello nazionale, che necessita di dovuti approfondimenti. Il furto si somma alla spaccata che ha distrutto l'ufficio postale di Torre Maggiore, Alto Tavoliere del Foggiano, e ad una serie di atti della criminalità nella provincia d'Auna degli ultimi giorni. Attacchi ai bancomat, attentati ai vigneti, furti nelle campagne, invasioni notturne in aziende e attività commerciali. La criminalità di Capitanata potenzia le azioni. La squadra Stato, già impegnata nella lotta serrata alla mafia, sconta la carenza di personale. Chiederò al ministro Crosetto un possibile intervento militare, ha proposto l'onorevole La Salandra, una escalation criminale da una che non è fenomeno dell'ultima ora. Perché i ragazzi hanno la percezione che tutto sia possibile, che regole e norme non ce ne siano e che poi ci sia l'impunità? Da cosa dipende? Da un processo educativo che va modificato o invece da altre lacune? Sicuramente c'è bisogno di fare squadra, di fare rete e di parlare tutti una stessa lingua. Dovremmo cercare di costruire dei percorsi in sinergia tra le varie istituzioni scolastiche e soprattutto dare credibilità alle cose che diciamo, facendo seguire alle nostre parole, alle nostre teorie, dei fatti concreti. E andiamo esattamente a Pulsano. A poco più di un mese dall'incendio che ha devastato la marina di Pulsano in provincia di Taranto, il sindaco D'Alfonso riassume le decisioni prese nel Consiglio Comunale convocato il 30 agosto. L'obiettivo è prevenire futuri disastri. Istituire un tavolo tecnico allargato a tutte le istituzioni del territorio con l'obiettivo di mettere in campo misure concrete per prevenire gli incendi è la decisione presa lo scorso 30 agosto dal Consiglio Comunale di Pulsano in provincia di Taranto, convocato per discutere del terribile rogo del 30 luglio a Lido Silvana, dei 30 giorni successivi al disastro e delle misure ritenute più urgenti. La maggior parte, se non proprio tutti, gli incendi che avvengono nella zona di Lido Silvana, ma comunque dappertutto, un po' dappertutto, sono incendi di natura dolosa o comunque vengono appiccati con colpa grave per negligenza, per imperizia e imprudenza. Detto questo, secondo me un impianto di videosorveglianza dislocato appunto nella pineta potrebbe essere utile come deterrente. Purtroppo la persona che ha appiccato il fuoco e ha provocato l'incendio è stato proprio ripreso da una telecamera di videosorveglianza privata, per fortuna, e quindi oggi possiamo dire che l'incendio è partito da lì. Ma non finisce qui, perché ci sono molti altri strumenti potenzialmente utili, fra i quali ristori alle attività colpite dal rogo. Anche l'acquisto di mezzi idonei a uno spegnimento immediato dei primi fuochi potrebbe essere un qualcosa di importante, ad esempio l'acquisto di mezzi, di pick up, anche l'installazione di alcuni idranti dislocati nella pineta è una proposta che abbiamo fatto. Abbiamo chiesto anche la possibilità di ristorare, seppure anche parzialmente, le attività commerciali. Nel frattempo l'allarme amianto lanciato dall'ARPA dopo il rogo è parzialmente rientrato e sono in programma lavori di bonifica anche da parte del comune. Adesso il 26 agosto sono partiti i lavori di bonifica a cura della proprietà dell'Eden Park. Per maggior scrupolo abbiamo deciso di iniziare delle opere di bonifica sulle strade adiacenti al complesso Eden Park, andando a catturare quella possibile presenza di amianto sulle strade pubbliche. Ancora un incidente stradale a Fasano in provincia di Brindisi, un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra uno scooter e un'auto. Intanto oggi a Foggia si sono celebrati i funerali del 17enne morto nella notte tra sabato e domenica dopo aver perso il controllo dell'auto che guidava senza patente. Ancora una vittima, ancora un minorenne la cui vita è stata spezzata sulla strada. In un'estate che in Puglia sarà ricordata per l'escalation di incidenti, un altro ragazzo di 17 anni ha perso la vita nel centro di Fasano, nella notte del 2 settembre.
Viaggiava dietro lo scooter guidato da un coetaneo che, per ragioni in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Smart. Il ragazzo è stato soccorso e portato all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è morto subito dopo. Ancora in prognosi riservata il suo amico, ricoverato in codice rosso. Si trova invece in stato di shock la 46enne che guidava la Smart. Il ragazzo si chiamava Gabriel Lanzillotti, avrebbe compiuto 18 anni due giorni dopo il terribile schianto. Nella stessa giornata Foggia piange Gian Piero Angelini, il 17enne morto nella notte fra sabato e domenica dopo aver perso il controllo dell'auto che guidava senza patente. Si sono infatti svolti i funerali nell'oratorio Sacro Cuore del capoluogo Dauno, gremito di familiari, amici e conoscenti del ragazzo, molti compagni della classe quarta B di informatica con cui Gian Piero aveva condiviso l'anno scolastico fino a giugno e che avrebbe ritrovato fra qualche giorno per iniziare l'ultimo anno e diplomarsi. Molti ragazzi indossavano una maglia con la stampa della foto del loro amico scomparso. Come lui, in tanti questa estate hanno perso la vita sulle strade pugliesi. Lo scorso 26 agosto è morto lo chef 24enne Alessandro Lacerenza, vittima di un incidente lungo la strada provinciale 52 che unisce Peschici a Vieste nel Foggiano. Cinque giorni dopo, il 31 agosto, sulla provinciale che collega Gallipoli con Nardone, Leccese, ha perso la vita il 35enne Antonio Gatto. Mentre andava al lavoro, ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava andando a sbattere contro il guardrail. Due giorni prima, su quella stessa strada, era scomparsa una donna di 72 anni di Copertino. Andiamo in Basilicata, dove c'è una moria dei pesci alla diga del Basentello. A segnalarlo alcuni video amatoriali. Vediamo. Questi video amatoriali pervenuti alla nostra redazione documentano una massiccia moria di pesci presso la diga del Basentello, un invaso situato in Basilicata, lungo la strada statale 655 Bradanica, nel territorio di Potenza, al confine con la Puglia. A riprendere questa scena preoccupante sono stati alcuni pescatori sportivi della zona che hanno osservato il fenomeno principalmente lungo il cosiddetto lato africano della diga, ovvero sulla sponda destra. La situazione appare migliore sul lato del cosiddetto sbarramento, anche se alcuni frequentatori hanno segnalato la presenza di pesci morti anche lì qualche ora prima, sostenendo che il vento li abbia successivamente spostati. Tra le specie colpite si segnalano prevalentemente il pesce persico e alcune alborelle. Quanto alle possibili cause, si ipotizzano diversi fattori concomitanti, tra cui i residui di concimazione delle campagne circostanti che potrebbero non essere stati adeguatamente diluiti dalle acque a causa delle scarse precipitazioni registrate negli ultimi mesi. Non da ultimo, ad aver determinato questa situazione, potrebbero aver contribuito le alte temperature. L'auspicio è che siano le autorità competenti al più presto a chiarire le cause di questa moria. Cittadini preoccupati, amministrazione comunale chiamata ad intervenire, le reazioni dopo gli atti di vandalismo in danno dei giochi pubblici del parco di Piazza Pisa a Potenza. Vediamo. Altalene distrutte e panchine divelte, oltre che rifiuti e musica e schiamazzi fino a notte inoltrata, i residenti di Piazza Pisa nel rione di Verderuolo a Potenza hanno denunciato queste criticità dopo che nelle scorse notti dei vandali hanno danneggiato il parco inaugurato lo scorso ottobre. La notte qua fino alle 2 o 3 non si vive più, fino alle urla, schiamazzi, macchine ad alto volume con la musica, è diventata una cosa inconcepibile qua. Da che hanno fatto questo giardino qua, non possiamo più vivere tranquilli. Sul posto a registrare la reazione dei residenti, il sindaco Vincenzo Telesca e l'assessore all'ambiente Michele Beneventi. Come avete potuto ben vedere ci sono giochi di vilti, l'altalena non c'è più, l'altalena ha un costo di 900 euro, soltanto la cesta dell'altalena che nasce appunto per dare un'attrazione per i bambini. Credo che a questo punto l'unico modo per intervenire è o la chiusura dei parchi oppure con l'installazione di telecamere. Non è questo il modo di vivere civile della città. Una situazione che riguarda anche altri parchi pubblici cittadini, come ha evidenziato Beneventi. Negli ultimi 8-9 giorni abbiamo avuto grandi danni, grossi danni anche in altre situazioni sociali. Altri parchi della città, come ad esempio il Parco dei Comuni in Parco Aurora, lì abbiamo avuto per l'ennesima volta la totale distruzione del tabellone del canestro e siamo arrivati alla conclusione di dover assolutamente sigillare il campo da basket in attesa naturalmente di procedere con la sostituzione. Si sono conclusi ieri a Muro Lucano i festeggiamenti per San Gerardo Maiella. I dettagli. Una tradizione che continua a rappresentare il cuore pulsante di Muro Lucano, unita nella devozione per il proprio santo patrono.
si è conclusa con grande partecipazione e devozione la 2 giorni, 1 e 2 di settembre, per i festeggiamenti dedicati a San Gerardo Majella. L'evento, che ha richiesto mesi di preparativi e il coinvolgimento di numerosi attori, ha confermato ancora una volta la sua importanza come uno dei grandi eventi religiosi della Regione Basilicata, un riconoscimento ottenuto nel 2023. La festa, che anno dopo anno cresce in rilevanza religioso-culturale, ha affrontato nuove sfide e colto grandi opportunità grazie ad un modello organizzativo che ha posto la sicurezza al centro delle sue priorità. Particolarmente significativo è stato il momento della solenne processione, partita dalla chiesa di Sant'Andrea Apostolo e culminata con la Santa Messa in cattedrale, durante la quale è stato donato l'anello di San Gerardo Majella ai sindaci neoeletti della Regione Basilicata, un gesto simbolico di unità del popolo lucano. La festa di San Gerardo Majella a 24 ore dalle celebrazioni per la Santa Patrona della Basilicata, la Madonna Nera di Viggiano. Ieri Maria, la Madre del Signore, oggi abbiamo Gerardo, che fu un grande cittadino di Muro, innamorato di Maria. L'esempio che ho portato durante l'omelia è proprio questo: un innamorato di Maria che ha sposato Maria, immagine della nostra umanità redenta. Ecco, quindi coloro che devono servire sia la comunità cristiana che la comunità civile devono seguire questo esempio. Le nostre tradizioni partono dal basso, partono da una semplice camminata su queste strade che sono state percorse dal nostro santo. Ognuna di queste pietre è stata percorsa da San Gerardo Majella, e noi, quando camminiamo per le strade della Basilicata, dobbiamo ricordarci l'insegnamento di Gerardo, che, come dire, in qualche modo è all'interno del DNA di ogni lucano. Da Viggiano, dove abbiamo festeggiato ieri la Madonna Nera, si viene in un santuario importante per la nostra Basilicata, si festeggia San Gerardo Majella. Anche qui un'aggregazione di popolo, di persone, credo che sia molto bello, molto significativo. Io ho voluto essere anche questa sera presente perché ritengo che la presenza delle istituzioni sia un ruolo fondamentale che deve essere sempre messo in evidenza, anche perché le istituzioni devono essere vicine alla Chiesa e viceversa. Ancora grande musica italiana a Viggiano per i festeggiamenti civili in onore della patrona lucana. Ieri sera il rapper partenopeo Clementino ha fatto ballare la piazza, mentre stasera c'è grande attesa per lo show di Francesco Renga e Neck. Vediamo, ma soprattutto sentiamo. Viggiano, sito! Proseguono i festeggiamenti a Viggiano in onore della Madonna, regina e patrona della Lucania, anche con un ricco programma di manifestazioni civili, in particolare con due appuntamenti esclusivi. Ieri sera, il concerto di Clementino, che si è esibito con la sua live band in piazza Giovanni XXIII per l'unica tappa lucana del suo tour 2024. Artista completo e versatile, capace di conquistare qualsiasi tipo di ascoltatore grazie alla sua spiccata attitudine underground, fusa perfettamente con la sua verve da showman. Ovient, Quando sono lontano e Guardando la luna, Napoli Remix, sono solo alcuni dei brani presentati nella scaletta arricchita da numerosi freestyle che hanno animato la piazza. E dopo un'estate ricca di eventi, culminata con i due spettacoli sold out all'Arena di Verona e al Forum di Milano, due artisti, vere e proprie icone del panorama musicale italiano, condivideranno il palco nella suggestiva cornice del comune lucano. Francesco Renga e Neck si esibiranno in piazza Giovanni XXIII per un concerto gratuito che promette di essere indimenticabile. Francesco Renga, con una carriera che si estende per oltre 40 anni, ha all'attivo numerosi album di successo e una collezione di riconoscimenti prestigiosi, tra cui 9 dischi di platino e 9 d'oro. Neck, cantante e polistrumentista di fama internazionale, ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo e ha pubblicato 18 album in studio. L'evento di questa sera a Viggiano rappresenta dunque un'occasione unica per i fan di assistere alle performance live dei due artisti all'insegna delle loro tantissime hit, da Angelo alla Tua bellezza fino a Laura non c'è e Se io non avessi te. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, linea alla regia.